Alexa, non sappiamo perché non ha funzionato in passato. Show! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia. E ora ci siamo! Resto nel vortice! Cortex, il vortice non è pronto. Non abbiamo idea di che cosa succederebbe. Ennesimo fallimento. Catturatelo! Preparate il Bandicoot femmina. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono SaiGhost e oggi siamo qui per iniziare una nuova serie di Crash Bandicoot. Anche se nessuno mi ha chiesto, cioè nessuno mi ha detto se volevo che la portavo, però ho detto lo fanno tutti, lo faccio anch'io. E avevo già fatto questo livello in questo momento per vedere un po' com'era Crash Bandicoot. E devo dire che è fighissimo perché mi piace un botto Crash Bandicoot. Sicché più o meno i tasti li so. Cioè, li so, non più o meno. Cioè, e poi non sono tanto difficili i tasti di questo gioco. E questo è il primo Crash Bandicoot, perché sì, io non ho mai giocato il terzo, cioè volevo rifarlo proprio tutto per bene, tutto. Ok, checkpoint, attenzione, questo va a andare veloce. Boom. Oh, faccio visto. Io mi immaginavo fosse più difficile questo pezzo che vi faccio vedere. Però non è tanto difficile, cioè basta fare prenderci la mano e fare. Sì, aspetta. Cioè, non è tanto difficile. Oddio. No, alla fine no. Ok. Fine? Ok, andiamo di là. E devo dire che questo gioco è abbastanza figo, molto figo, devo dire. È il remastered proprio, molto figo. Vai, e abbiamo preso pure il diamante. Va là. Boom. Come 0% complicato. Ah, perché mi mancava la chiave, non ho mai capito che cosa sia. Bene, andiamo avanti col secondo livello. Oh, ok, questo non l'ho mai fatto io. Ecco, l'ho preso in pieno. La bussola. Attenzione. Ah, così. Proprio convinto. Ma ho preso pure. Di nuovo. Voglia di. Tutto così, oh. I'm invincible. No, lo devo usare. Allora, a parte. Cos'è? Perché c'è tipo. Devo aspettare che finisca. Perché. Sì, ho visto che c'è. Vabbè, c'era tipo qualcosa, non so che cosa sia, però no, ormai non l'ho preso. Vai. Manca poco per arrivare al 100 e prendermi un'altra vita, eh. No. Mamma mia, ragazzi. Quanto è figo sto gioco.
Sono un genio del mare, veramente. Un genio del mare. E invece. A parte la vita l'ho ripresa qui. Boom. E vamonos. No, ecco. Qui non so se è meglio usare le frecce direzionali, ma penso proprio di sì. A parte questo bonus è veramente facile, proprio easy. Ciao, addio. Ecco, bene. Mi sa che questa volta tutte le casse non le ho prese. Perché lì avevo visto tipo una cosa che faceva saltare di più. Perché penso proprio che tutte le casse no. Qualcheduna l'ho lasciata. Infatti. Tre ne ho lasciate. Bene ragazzi, eccoci. Questo sarà il terzo ed ultimo episodio per questo video. Per rimbalzare più in alto, ok. Grazie. Ok. Mamma mia, attenzione. Aspetta, mi devo spostare. Ok. Questa roba è difficile. Ok. Mamma mia. Accidenti a te. Mi leva una qua. Mamma mia. Nessuno mi ferma. L'unica cosa bella per ora è che non sto iniziando a tipo a urlare tipo, perché non mi riesce a cosa. Devo arrabbiarmi senza vedere. No! Ok. Dai, quello lo volevo prendere. Era qua. No. Bene. Muoci. Oddio! Questo sei... lo sapevo. Non l'avevo visto quello di prima. Boom, il coso per il bonus. Ah, brutto schifo. C'è qui. Vai. Attenzione. No, non l'ho preso. Comunque mi trovo meglio a giocare con le levette, cioè la levetta per spostarmi invece che con i tasti direzionali. Che non so. Forse penso la maggior parte usi le levette al posto dei tasti direzionali. Vai bonus. Allora, qui bisogna fare. Tac, no, andava bene così. Oh, manca attivarla. Allora. Ok. Ok, mamma mia. E dai. No, no. Boom! Come 11? Devo far scoppiare anche la TNT? Mi sa di sì. La TNT conta come cassa? Sì. Ah, non sapevo questa cosa che la TNT contava come cassa. Io pensavo non contava come cassa la TNT. Oh, vabbè. 30 su 38. Vabbè ragazzi, io decido di concludere quel video. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.